Nel 1989 arrivò da Modena all'isola di Budelle iniziando una vita da eremita. 32 anni dopo Mauro Morandi, 82 anni, ha dovuto lasciare quel paradiso naturale saccheggiato dall'uomo non dopo essersi fatto conoscere in tutto il mondo come suo guardiano e paladino di una natura che l'uomo fatica a rispettare. Oggi Mauro è ospite all'ospedale di Magenta per un check-up dal suo amico di una vita, il primario di medicina Nicola Mumoli. Mauro, andato in pensione, voleva trasferirsi a vivere in Polinesia con un amico, ma per farlo i due avevano bisogno di soldi che volevano guadagnare organizzando dei viaggi turistici in catamarano in Sardegna, da cui sono arrivati alla vicina isola di Budelli. Siamo andati a parlare con questo custode, che era il custode dell'isola, che dopo un po' di chiacchiere mi ha detto che sarebbe andato via dopo un paio di giorni, perché la moglie non sopportava l'estate, tutto questo casino che c'era, e l'inverno, la solitudine. E io ho detto, ma come, andate via? Ma e chi verrà al posto vostro? Ah, non lo sappiamo. Ma posso venire io? Chiedi all'amministratore, così è stato. Abbiamo chiesto all'amministratore, che ha accettato, e ci siamo fermati a Budelli. Eravamo in 5 su questo catamarano grande. Però dopo un paio di mesi, siccome lo stipendio era di 1,5 milioni al mese di lire, evidentemente in 5 non si campava, perciò 3 se ne sono andati, siamo rimasti in 2. Io, un ragazzo di 30 anni, che dopo un anno mi è venuto un ictus ed è stato portato all'ospedale e dopo una settimana è morto, perciò sono rimasto da solo sull'isola. E mi si presentava l'inverno invece, che non c'era nessuno, sarei stato solo io, perciò un po' d'angoscia c'era. Ma dopo il primo inverno, guarda, è stato così semplice, così facile, così bello, che non ho mai più visto l'ora che tornasse l'inverno. Perché il momento più bello era quando c'era questa solitudine, non c'era nessuno, il vero contatto con la natura, con l'ambiente, con gli animali, eccetera. Lì io ero dipendente della società proprietaria dell'isola, che è una società immobiliare, fino a che è venuto fuori una legge dello Stato, una legge Galasso, che nel 72 ha proibito la costruzione nelle isole minori, perciò l'isola lì è rimasta nel gozzo, sono falliti e l'isola è andata all'asta, che poi è stata comprata dallo Stato italiano. Io non ero più il custode dell'isola. Io ho detto, ma come? Io sono 20 anni che sono qua, e adesso mi volete mandare via perché non accettate che io rimanga? Perché tu non sei nostro dipendente, noi non possiamo assumere le persone che hanno la tua età, e perciò tu saresti in abusivo. Sono andato avanti facendo ricorsi, eccetera, eccetera, ho fatto petizioni rivolte al ministro dell'ambiente, che allora era Galletti, che la prima volta ha deciso appunto che io potessi stare a Budelli. Poi è cambiato il ministro dell'ambiente, è cambiato il direttivo del parco e finalmente poi hanno deciso che io me ne dovevo andare. Dopo tante insistenze io finalmente ho ceduto e ho lasciato l'isola in marzo dell'altro anno. Adesso ho ricominciato la vita, una nuova vita a Maddalena. Ho preso un appartamentino a Maddalena, abito alla Maddalena.